Pronto? Sì, d'accordo, ci attiviamo subito, grazie. Oggi a Sovere è stata attivata un UCL, ovvero unità di crisi locale. Si trattava di un'esercitazione, ma comunque non era un gioco. Che cosa è avvenuto oggi? Abbiamo fatto questa esercitazione proprio per verificare appunto che la correttezza di tutte le prove di evacuazione. È importante capire quando ci sono queste situazioni anche cosa fare. Va detto che tutto è stato coordinato grazie alla Protezione Civile Bergamasca, che ha attivato alcuni nuclei di volontari e che ci ha permesso poi di fare questa esercitazione e anche a noi come amministrazione per la prima volta di attivare l'unità di crisi locale. Unità di crisi locale che cosa vuol dire? Quali sono i casi in cui viene attivata? Quando c'è un'emergenza a tutti i livelli, può essere un incendio in un edificio pubblico, può essere un terremoto, può essere una frana, un'esondazione. Ogni volta che c'è una criticità il sindaco ha il dovere in quanto autorità di protezione civile del comune di attivare questa unità di crisi. È un ufficio in sostanza in cui ci sono delle figure importanti che sono legate all'ufficio tecnico, all'anagrafe, alla polizia locale, nel nostro caso anche alla protezione civile, e che è il primo è il nucleo che poi coordina le varie criticità che possono verificarsi in base alle emergenze. La telefonata è arrivata circa alle 8.35 di questa mattina a lei, sindaco, e poi cosa è successo? Lei che cosa ha fatto? Quali sono quindi i passi che deve fare un sindaco? Il sindaco appunto deve chiamare subito le persone che fanno parte delle unità di crisi locali, restare all'interno dell'edificio comunale che è la zona dove viene insediata questa unità di crisi e coordinarsi con vigili del fuoco, protezione civile, con la prefettura nel caso che l'emergenza sia di ampio respiro, ad esempio in caso di esondazioni o di frane, perché appunto poi la prefettura, valutando le criticità, mette in campo tutte le gli operatori che devono poi intervenire in questo caso. Non è facile. I sindaci hanno un obbligo importante che è quello di fare scattare l'emergenza e di mettere in atto tutte le iniziative proprio nella fase di immediata. Poi ci sono i vari enti, che provincia, prefettura, che attivano proprio in base alle competenze, in base alle criticità, gli enti predisposti. Noi siamo intervenuti in ambito sanitario con il permesso dei pompieri, abbiamo svolto il nostro ruolo di intervento, controllo della situazione, i bambini sono stati molto bravi, interessati e siamo soddisfatti di questa esperienza. Siamo riusciti a portare a Sovere un'esercitazione, qualche mese fa c'è stata fatta la proposta dal nostro intergruppo che è formato dai gruppi dell'Alto Sebino di Protezione Civile e quest'oggi siamo riusciti a fare questa esercitazione che ha coinvolto circa una sessantina di volontari sempre della zona. Siamo riusciti a coinvolgere anche le scuole, soprattutto le scuole elementari. Con l'aiuto del preside abbiamo fatto un'evacuazione, visto che quest'anno hanno ristrutturato completamente l'edificio scolastico, e sono state testate le procedure di evacuazione insieme ai Vigili del Fuoco e 118. Le criticità riscontrate sono state già segnate, per cui si tenterà perlomeno di sistemare il più possibile. Questo sabato a Sovere una giornata intensa per la protezione civile dell'Alto Sebino, un'esercitazione a scuola e poi un'esercitazione anche per i volontari. Che cosa state facendo oggi? Sì, abbiamo voluto sdoppiare questa mattinata. Primo per coinvolgere gli amministratori e quindi in questo caso le scuole e diciamo supportarli in quella che è la gestione di un'emergenza e spiegare insomma insieme, costruire insieme quella che è la gestione di un'emergenza pur piccola, che può essere l'evacuazione della scuola, e poi invece i volontari dei vari gruppi in questa zona dove c'è la sede della Protezione Civile di Sovere abbiamo individuato alcune attività diciamo scelte anche un po' con il loro contributo per migliorare la professionalità dei volontari. Com'è andata? Insomma, è andato tutto bene? C'è qualcosa da rivedere? Soddisfatto? No, per quello è andato benissimo. La scuola è stata oggetto di ristrutturazione proprio quest'estate da parte dell'amministrazione comunale e quindi diciamo che da un punto di vista tecnico tutto è andato bene, il corpo insegnanti e i bambini si sono comportati in maniera adeguata, sono usciti molto bene, sono stati diciamo così volontariamente nascosti dei bambini e un insegnante proprio per consentire anche l'intervento dei vigili del fuoco e delle unità cinofile per la ricerca dei dispersi, far capire ai bambini
come funziona un'emergenza e come devono comportarsi nell'emergenza. Tutto è andato bene.